fatica mettere a letto papà di Caroline Saudia e Cristi Giacomo. Il mio papà è grande e forte, ma tutte le sere si ripete la stessa storia. Comincia sempre così. Non voglio andare a letto. Allora io cerco di convincerlo con le buone. Paparino caro, è tardi. Devi fare tanta nanna per essere in forma domani. Spesso da quel momento le cose si complicano. No, 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 non voglio! Papà fa i capricci, mettendosi a saltare per casa. A quel punto dico, con tono autoritario: Ascolta, papà, non ho alcuna intenzione di correrti dietro come una trottola. Non è il momento di giocare ora. Piuttosto, che ne dici di sederti qui con me e leggere una storia insieme? L'idea della storia funziona sempre. Papà si affretta a sistemarsi sulle mie gambe. È un po' pesante, ma anch'io sono grande e forte e poi ci sono abituato. Il problema è che appena la storia finisce e io dico adesso a letto, paparino, mi stringe tra le braccia e mi supplica. Ancora un'altra storia, ti prego, una soltanto. E mi guarda con i suoi occhioni dolci da cane bastonato. Io non riesco a dire di no e scegliamo un'altra storia. Ma quando anche questa finisce, papà mi chiede naturalmente di raccontargliene un'altra. Quando è troppo però, eh? Papà, avevamo detto una storia soltanto. Adesso basta. A letto, su, che ti rimbocco le coperte. Papà fa finta di piangere, scivolando sotto le lenzuola. Io penso tra me e me, forza, ci siamo quasi, perché un papà che fa storie per andare a letto è parecchio stancante. Alla fine anch'io mi infilo nel mio letto, ma lui arriva sempre, in punta di piedi, sussurrando: Figliolo, posso dormire con te? A quel punto mi arrendo. Rimandarlo a letto da solo diventa una missione impossibile. Così accetto di rimanere con lui finché non si addormenta. Buonanotte, paparino caro. Dammi un bacio grande, grande e poi fa la nanna. Sogni d'oro. Buonanotte, figliolo, risponde papà con una voce sottile. Proprio quando sto per spegnere la luce e andarmene, sento: No, ti prego, lasciala accesa. Eh sì, il mio papà è grande, forte, ma ha un po' paura del buio. Allora, finché non si addormenta, ti lascio la luce del corridoio accesa. C'è narrante la maestra Fuffi.